Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Dragon Ball Xenoverse 2 Mod. In questo video vedremo Paragas. Paragas, per chi ancora non lo sapesse, che tra virgolette è impossibile, è il padre di Broly, colui che è il Super Saiyan leggendario. Bene ragazzi, questa mod è targata Mastaclo. Io ve la sto portando, come vedete ci sono 4 varianti. Abbiamo lui in questa versione, in quella base. Poi ce l'abbiamo in versione Super Saiyan, sempre in questa stessa forma, e poi in versione Time Breaker e nella versione Super Saiyan Time Breaker. Allora, ora andremo a fare un breve allenamento e dopo faremo 2 battaglie. Nella prima avremo lui in questa versione e nella seconda, ve lo dico subito, utilizzeremo Paragas Time Breaker Super Saiyan. Anche perché ho notato che tra le 4 versioni, cioè tra le 2 versioni base, hanno praticamente qualche tecnica differente. Anzi, sono le stesse tecniche, alla fin fine. Cambia solo l'equipaggiamento, ragazzi. Allora, andremo subito a fare questo allenamento. Mi raccomando, ricordate di lasciare un bel like all'episodio per continuare a sostenere la serie. E se non siete ancora iscritti, vi invito ad iscrivervi per non perdere nessuno dei prossimi episodi di questa o delle altre serie che porterò sul canale. E mi raccomando, ricordatevi di attivare la campanella delle notifiche, ragazzi. Allora, finora abbiamo utilizzato la scivolata dell'aura, l'omega gigante e il colpo simulato. Adesso utilizzeremo... questo è lo scoppio di meteoriti, che è la tecnica di Tarles. Ok, facciamogliela. Trasformiamo in Super Saiyan, ovviamente. Mamma mia, quanto è figo Paragas in versione Super Saiyan. Allora, andiamo con lo scoppio di meteoriti su Vegeta. Mamma mia, quanti danni. Ora la Kamehameha ha una mano, versione 2 di Gohan del futuro. Prendi questa, prendi una Vegeta. Ci ha tolto molto di più lo scoppio di meteoriti di Tarles, che dovrebbe essere anche più debole di Gohan in futuro, ma ok. Ok. Direi che per questo è tutto. Allora, in allenamento non vi farò vedere l'altro Parax. Anzi, eccolo qua, lo vedete così, perché comunque hanno le stesse tecniche, come potete ben vedere, ragazzi. Ora quindi andremo a fare un bel combattimento nella quale Paragas, come sapete nel film, arriva sulla Terra e dice a Vegeta: salvere Vegeta, così così così, vuole aiutarsi a fondare il nuovo regno dei Saiyan, circa più o meno, eh. E Vegeta, boh, tanto per curiosità e per orgoglio, forse dice anche di sì, ma anche per quello. Comunque in questo caso invece Paragas sfiderà Vegeta per il dominio, per... diventare il re dei Saiyan, ovviamente. Come ben sappiamo, quando si incontrano, che è anche l'unica volta che si incontrano, praticamente Vegeta ha raggiunto sì il livello del Super Saiyan, ma non è andato oltre. Quindi siamo lì. Diciamo che Paragas potrebbe avere le carte in tavola per affrontare il principe dei Saiyan. Ok. Ok, sta andando bene, mi pare. Trasformiamo subito in Super Saiyan. Eccoci qua, mamma mia, che bestia. Potrei fare un What If su Broly, mamma mia. Adesso che ci penso. Ok, no. Bon, ci ha colpito, sì, ci è riuscito a colpire una volta, fortunatamente per lui. Due volte. Ok, il colpo simulato è andato a buon fine, non ha tolto praticamente un tubo a Vegeta. Comunque, come avete potuto vedere, ci siamo un attimo discostati dalla serie che stavo portando sui guerrieri del torneo, che hanno partecipato al torneo del potere. Anche perché così, per smorzare un po' la routine, ragazzi. Comunque tranquilli, nei prossimi giorni uscirà il prossimo video con i guerrieri del terzo universo, con alcuni dei guerrieri del terzo universo, perché come vi ho già detto, io porto sì i personaggi guerrieri che hanno partecipato al torneo, però ovviamente se non c'è la mod non posso portarli.
Allora, siamo comunque lì lì, alla pari, perché alla fine Vegeta ci sta tenendo testa, anche se in forma normale. La cosa del fatto che i PG avversari non si trasformi durante il combattimento non l'hanno mai aggiustato in tipo 2 anni per tutto il gioco, ma ok. Ok, l'ho fatta un po' lontano, voglio eliminarlo proprio con questa tecnica. Non accetto altre conclusioni allo scontro. Mancano 48-47 secondi, vediamo di farcela. Ok, vai, riproviamoci. Ma non mi arrendo, ragazzi, non mi arrendo. Finché Paragas ha vita non può arrendersi. È già stato preso per i fondelli una volta dal padre di Vegeta. Mamma mia, non so come ho fatto a schivare il Big Bang, che praticamente ce l'avevo in faccia. Aia, aia. Ricordatevi, mi raccomando, che stasera uscirà un secondo episodio sempre su Dragon Ball Xenoverse 2 Mods. Non perdetevelo. Mamma mia, ce l'abbiamo fatta, porca miseria. Sì! Guardatelo quanto è fiero. Però, ovviamente, Vegeta non è l'unico che poteva... che rivendica il titolo di Re dei Saiyan. Dopotutto, anche Goku, che è anche più forte di Vegeta in quel momento, potrebbe diventare il futuro Re dei Saiyan, e comunque sarebbe una minaccia per Bardock. Ora andremo a selezionare Bardock, che ha ottenuto un nuovo potere, cioè quello del Time Breaker, e combatteremo direttamente in Super Saiyan stavolta, e affronteremo Goku, che per nostra fortuna non c'è in versione Super Saiyan già di base, peccato. Cioè, potevo aggiungerlo con un'altra moda, a dire il vero, però dopo veniva fuori un macello. Mamma mia, sembra che abbia la congiuntivite, però vabbè, lasciamo perdere. Allora, combattiamo, attacchiamo, anzi in questo momento ci ha attaccati per prima Goku, che si vede che ha saputo della sconfitta di Vegeta, no? Allora, ok. Beh, dai, ci stiamo comportando discretamente, direi, contro Goku. Comunque il secondo episodio uscirà verso le 17:30, dai, al massimo. Spero che non vi perderete nemmeno, cioè nessuno dei due, perché comunque le mod vanno apprezzate per quello che sono, e dopo tutto hanno ampliato il mondo di Xenoverse 2 alla grande, e gratuitamente soprattutto. Goku sta per essere sopraffatto dalla potenza di Paragas Super Saiyan Time Breaker. Non è più lungo. Sì, grandissimo. Cioè, gli è passato di filo praticamente vicino alla testa e non l'ha colpito. Però va bene, dai, accettiamo tutto. No, il lag no. Ok, prendi questa. Allora, chi è Goku? Vediamo di eliminarti una volta per tutte, così posso creare il mio impero Saiyan. Cioè, ci ha incantonato, a parte quello molto bene. No, no. Sei nostro? Sì, come? Manco palfiocco. Toh, prendi questa, cambia una mano, versione 2, vai! Ma secondo voi, quando lancia la mossa, Gohan nel futuro dice tutto il nome? No, perché si mette solo 10 minuti a dire il nome. Ok, e Goku, anche Goku viene sopraffatto dalla potenza di Paragas Time Breaker. Benissimo, ragazzi, io spero che il video, che si conclude qui, vi sia piaciuto.
Mi raccomando, ricordatevi di lasciare un bel like all'episodio per continuare a sostenere la serie. Mi raccomando, inoltre, di iscrivervi se non siete ancora iscritti e di attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessuno dei prossimi episodi di questa o delle altre serie che sto portando sul canale e che porterò sul canale. Visto che tra qualche giorno uscirà FighterZ e inizieremo una nuova serie su FighterZ. Grazie ancora e noi ci vediamo al prossimo episodio, ragazzi. Ciao ciao!